Forse la miglior viterbese della stagione, la Virtus che ha provato a tenere botte, è andata sotto, l'ha pareggiata, però poi ha risubito il gol del 2-1. Insomma, è stata l'ultima partita della stagione per voi. Ma noi siamo venuti qua, abbiamo provato a dare qualcosa di diverso anche a livello di sistema di gioco, siamo venuti col 4-3-3 per accendere qualcosa a livello di entusiasmo, qualcosa a livello di giocate nuove, perché la squadra si era un po' appiattita, soprattutto fuori casa. E mi sembra che il primo tempo abbiamo tenuto botta all'inizio bene, poi siamo anche ripartiti bene, abbiamo finito bene il primo tempo. Il secondo tempo ho provato a vincere, ha messo Cisco per avere più propulsione sulla destra. Abbiamo preso un gol che potevamo evitare, come tanti quest'anno. Abbiamo reagito, la reazione c'è stata, abbiamo pareggiato, e poi il secondo gol è lo specchio dell'annata, di tante situazioni. Un giocatore qui sotto la mia panchina che esce in mezzo, che esce da un contropresse che andava fatto in maniera più cattiva, invece poi è uscito e hanno fatto gol. Possiamo tracciare, mister, adesso un bilancio stagionale a caldo, o pensa non sia ancora il caso? Caldo è meglio di no. Caldo è meglio di no.